Pronto, Franci? Ma dove sei? È da molto che provo a chiamarti. Sì, scusa. Scusami, arrivo. Harry, non sai che meraviglia? Spiaggia soffice, mare d'incanto, un relax piacevolissimo. Senigallia è veramente, come tutti dicono, la spiaggia di velluto. Dovevi esserci. Solare cittadina, anche menzionata da Dante nella sua Divina Commedia, dove la sabbia è dorata e finissima, morbida e lieve al tatto, proprio come il velluto. Bandiera blu per le sue acque pulite, vanta una spiaggia di ben 14 chilometri e d'estate si balla il rock and roll. Stiamo parlando di Senigallia. Denominazione di mosciolo, mollusco, presidio slow food, attenzione l'accento sulla prima O, è caratteristica della regione Marche, in particolare di Portonovo, splendida baia incastonata nel Monte Conero, bellissima, stupenda, da non perdere assolutamente. Discovery Marche. È incredibile, qui a Portonovo esiste una realtà eccezionale, proprio in riva al mare un raro esempio di fortificazione costiera del 1800. Era così invitante che non potevamo non visitarla e i gestori sono stati così gentili che ci hanno permesso di fermarci per pranzo e ordinare quello che volevamo. Ah, ma è questo lo stoccafisso? Non lo riconosci? È chiaro che è lo stoccafisso questo. Questo è lo stoccafisso ragno, è uno dei piatti particolari della città di Ancona. Questo è l'unico stoccafisso che sa il nome di una città, si chiama Stoccafisso Ancona. In Norvegia lo accantonano tutto da una parte e ha quelle caratteristiche lì. Basti pensare che nell'immediato dopoguerra due vascelli postali erano stati commissionati al cantiere navale di Ancona, che allora erano cantieri riuniti, e quei due
vascelli lì sono stati pagati esclusivamente con lo stoccafisso. Basti pensare questo per rendersi conto che importanza ha lo stoccafisso per la città di Ancona. Lo stoccafisso adesso lui, vedete, lo sta condendo. La patata adesso è una patata vecchia, una patata gialla che deve mantenere la cottura, perché la cottura dello stoccafisso dura diverse ore e poi si riscalda il giorno dopo e si mangia il giorno dopo. Dopodiché la cosa strana di tutto è che questo tipo di cottura, per quanto antico, non è altro che una cottura al vapore, perché noi metteremo dell'olio, metterremo del vino e terremo sollevati dal fondo lo stoccafisso e lo copriremo con l'olio a raso. La cottura veniva effettuata attraverso delle canne, quella volta di olio non ce n'era tanto e le pentole tendevano ad attaccare, allora sotto veniva fatto uno strato di canne. Canne che venivano prima messe a bagno nel latte, poi cotte nel latte e poi servivano per fare questa procedura. Praticamente la bollitura, che sarà molto lenta e molto controllata, permetterà di evaporare molto dolcemente, ma sopra l'olio copre e sotto l'olio non tacca. E avremo una cottura meravigliosa, che ai più sembrerà strano, ma ancora è così. Questi invece che cosa sono? Questa è un'altra specialità d'Ancona. Questo è il mosciolo selvatico di Porto Novo. Cos'è il mosciolo? Il mosciolo è un mitile che nasce qui, da queste parti, e viene attaccato nello scoglio e viene raccolto dal palombaro un pochino alla volta, con le mani. Noi siamo stati fortunati. Il Padre Eterno, quando ha fatto questo posto, era l'ultimo giorno del paradiso, aveva fatto il paradiso, aveva finito tutto. Era stanco morto, si è levati i pantaloni e l'ha sgrullati. E qui sono cascati dei pezzetti di paradiso che erano rimasti in fondo ai pantaloni. E ha creato queste cose meravigliose. Ecco, questi per esempio, se uno lo decidesse, è come un'ostrica. Non so io, se voi si fa così e poi si mangia. Allora ci vediamo a tavola. Sì. Grazie. Itinerario di 40 km dalla sabbia dorata di Senigallia al verde smeraldo della baia di Porto Novo. Due realtà che vi faranno innamorare. Discovery Marche, Senigallia e Porto Novo. Noi le abbiamo visitate. E voi?